Una cosa del genere senza farina, ma dove la trovate? Troppo buono, ragazzi. Prendiamo 300 g di zucchine e andiamo a grattugiarle sui fori più larghi della grattugia. Una volta grattugiate, vado a strizzare le zucchine nella ciotola per eliminare il liquido in eccesso e poi le metto in una ciotola più grande. Ora, insieme alle zucchine grattugiate, vado ad aggiungere 5 uova. Ora condisco con del pepe. Qui potete aggiungere le spezie che preferite, quindi se non amate il pepe non è un problema, mettete qualcos'altro, della curcuma o del curry, scegliete voi. Aggiungo anche del sale, due pizzichi. Ora con la forchetta vado a mescolare il tutto. Chissà che cosa ci stai preparando oggi, Diana. Guarda, ti conviene rimanere fino alla fine con me, anche perché sei E dove costretto, vado? così vedrai che meraviglie. Ora prendiamo una teglia rettangolare, la mia è 36x25 cm, ho messo sopra un foglio di carta da forno e adesso vado a spennellare un filo d'olio d'oliva. Verso l'impasto nella teglia e lo distribuisco bene con la forchetta. Ora cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Andiamo. Ecco qui pronta la nostra base, l'abbiamo sfornata. Adesso dobbiamo metterla subito su un canovaccio umido. Quindi con la carta da forno trasferisco la base sul canovaccio e ora vado ad arrotolare delicatamente la base. Poi lo metto da parte e lo faccio raffreddare completamente. Nel frattempo vado a mettere in un frullatore 400 g di ceci, sono ceci già cotti, quindi dal barattolo. Poi aggiungo anche circa 2-3 cucchiai di olio d'oliva, una spruzzata di succo di limone. Che bello quell'attrezzo, Diana. Dell'aglio in polvere oppure fresco se lo preferite. Ora aggiungo anche un pizzico di cumino. Ragazzi, a quanti di voi piace il cumino? Scrivetecelo nei commenti. Anzi, diteci quali sono le spezie che proprio non vi piacciono e che non riuscite proprio a mangiare, così non le usiamo nelle ricette. Aggiungo anche un po' di pepe. Aggiungo anche del sale, due pizzichi. E poi mi tengo da parte un po' d'acqua nel caso avessi bisogno per rendere la crema un po' più liscia. Adesso frullo il tutto. Ecco qua la consistenza, non è ancora quella giusta e quindi aggiungo anche l'acqua, non tutta, circa la metà. E poi mi regolo man mano che frullo. Comunque dobbiamo ottenere una consistenza abbastanza cremosa. Controlliamo la consistenza, ma mi sa che ci siamo. Perfetta. Perfetta, guarda quanto è bella cremosa. Benissimo. Ora andiamo a riprendere la nostra base. Io l'ho appoggiata su un tagliere. Srotoliamo. Perfetta. Rimuoviamo il canovaccio. E ora andiamo ad aggiungere il primo strato, cioè quello della nostra crema di ceci. E la distribuisco bene su tutta la superficie con un cucchiaio oppure anche con una spatola. Ragazzi, nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, mettete un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando. In questo modo supportate il nostro grande lavoro e ci date una mano enorme. Inoltre, ci siamo anche su Instagram come Diana e Alessio, vi aspettiamo anche lì come sempre. Cosa stai facendo ora, Diana? Sto tagliando dei pomodorini. Perché ora vado, come vedi, ad aggiungere uno strato di pomodorini. Però li sto mettendo alternati, come vedi, e poi capirai il perché. Bella idea sta ricetta, Diana. Vedrai che bontà che sarà alla fine, vedrai. E ora, infine, aggiungo delle foglie di insalata. Quindi le mettiamo proprio così. Molto colorata sta ricetta, eh? Coloratissimissima, proprio come questa stagione che io amo tantissimo, la primavera. E ora siamo pronti per arrotolare. Ci aiutiamo con la carta da forno e delicatamente andiamo a richiudere il tutto. Io a quest'ora avrei fatto un macello.
E invece guarda quanto è facile, guarda, chiunque può farlo, ecco. E Wow! non è finita qui, aspetta. Cosa ci stai mettendo sopra, Diana? Cioccolato? Ma ti sembra cioccolato questo? Scherzo. No, della maionese fatta in casa. Andiamo a decorare il nostro rotolo un po' come abbiamo fatto con il rotolo dolce, te lo ricordi? Sì, tra l'altro commentate qui sotto se vi è piaciuto. Ora aggiungo anche degli spicchi di pomodorino Oh! su ogni ciuffo. Che bella idea. Pomodoro e maionese poi stanno benissimo insieme. E infine l'ultimo qui. Finiamo con dei semi di sesamo oppure altri semi che vi piacciono. Pronto per il taglio? Io sono sempre pronto. Mamma mia, ma che bello! Spettacolare dentro, Diana. Wow! Guardate che bello. Bellissimo! È stupendo. Voi che ne pensate? Scrivetecelo qui sotto. Via con l'assaggio, subito, subito, subito. Non perdi proprio tempo, eh. Che bontà, ragazzi! Wow! Però basta, eh. Buonissimissimissimo!